Quota 1430 metri, lo Schiappone è il punto più alto della strada del Bosco tra Gamberale e Palena. Il tratto di 11 km e mezzo della strada provinciale 164 è stato riaperto dopo 5 anni di chiusura dalla provincia di Chieti, che ha sanato frane e smottamenti con 446.000 euro. Un percorso suggestivo particolarmente caro ai motociclisti, che non si sono lasciati sfuggire l'occasione della riapertura nell'ultima domenica assolata di ottobre. Limite di velocità è di 50 km orari, precisa il presidente Mario Pupillo, annunciando altri lavori in programma per il prossimo anno. Abbiamo impegnato 400.000 euro, non sono assolutamente sufficienti, abbiamo messo in sicurezza alcuni tratti in cui c'erano frane e slavine, abbiamo così messo l'asfalto in alcuni tratti ammalorati. Se dovessimo fare un intervento completo occorrerebbero circa 2 milioni di euro. La provincia non ha queste risorse, ma intanto la possibilità di riaprirla al traffico e quindi qui dal bivio Gamberale Pizzoferrato fino all'innesto con la statale 84 per noi è una grande soddisfazione. Ringrazio i sindaci, ringrazio le popolazioni che hanno avuto la pazienza di attendere. La voce turismo è tra le più importanti per le aree montane, sottolinea il sindaco di Palena Claudio De Miglio. È un grande risultato soprattutto per l'economia di questi piccoli borghi. Borghi che soffrono, lo sappiamo tutti, e grazie a questa apertura finalmente si riesce ad avere un collegamento che esisteva da una vita. Tant'è vero, io ero piccolino, abitavo alla stazione di Palena circa 50 anni fa, ahimè, e questa strada era frequentatissima. Finalmente si riapre questo collegamento e per Palena, comunque nonostante sia abbastanza distante, aiuta sempre nell'economia, soprattutto per quanto riguarda il turismo di tutta l'Alto Aventino. Non solo economia e turismo, ripristinato il diritto alla salute e alle cure ospedaliere, commenta il sindaco di Gamberale Maurizio Bucci. Tra l'altro io segnalerei anche un altro aspetto, che è quello del collegamento con l'ospedale di Sulmona, perché la sanità sulle aree interne ormai è diventata un autentico delirio, quindi per noi avere questa strada aperta e collegarci all'ospedale di Sulmona, che è l'unico presidio forse più vicino a noi, diventa di fondamentale importanza. Chiaramente da un punto di vista turistico è strategica per tanti motivi. Uno, rispetto al collegamento con Roccaraso e Rivisondoli, e due, per il fatto stesso che tutti i nostri paeselli verranno praticamente riempiti dai turisti, che avranno la possibilità o di fermarsi con le opportunità che siamo in grado di offrire noi su questi territori, quindi come Gamberale abbiamo i percorsi ciclopedonali, la pista di fondo della Mandra, l'impiantino scioviario della Forcella che stiamo per riaprire, e come secondo aspetto il fatto che poi magari degli sciatori più bravi possano la domenica o il sabato infrasettimanale risiedere sui nostri territori, quindi generare un flusso economico e recarsi sui bacini sciistici della Remogna, che oggi sono forse per il centro-sud la stazione sciistica più importante che esiste.